Credevo che tutto fosse stato raggiunto nella mia vita professionale. Un lavoro sicuro, una laurea, il rispetto dei miei colleghi. Fino al giorno in cui chiedo di lavorare in un centro per l'impiego. Lavorando in tale contesto, a stretto contatto con chi cerca lavoro, comprendo che la crisi è qualcosa di più di quella raccontata attraverso i media. È fatta di persone in carne ed ossa che ti parlano e si raccontano, chiedendo un aiuto concreto. Così, grazie ad un gruppo di colleghi, mi appassiono all'orientamento professionale e ne comprendo l'utilità come strumento per favorire l'occupabilità delle persone. Nella mia professione oggi pongo come obiettivo primario l'attività di supporto e la consulenza orientativa attraverso colloqui per l'analisi delle competenze e per strutturare una ricerca attiva di lavoro. Inoltre mi occupo di orientamento formativo. Curo un seminario rivolto a disoccupati e a scolaresche per spiegare il curriculum vitae e la lettera di presentazione. Attualmente frequento un master in progettazione di orientamento e placement per migliorare ed approfondire le mie conoscenze. È proprio vero, gli esami non finiscono mai, specie se la passione che ti spinge ad apprendere.